dentro o fuori. Vasto Girardi e Termoli non hanno scelta, bisogna vincere per alimentare il sogno salvezza, salvezza diretta per gli altomolisani, probabilmente play out per i giallorossi. Termoli in scena a Monte Giorgio, match difficilissimo, adriatici senza Sicignano e Antezza, due pezzi da 90, tuttavia mister Esposito non cerca alibi e indica la via da seguire per non rendere ancora più complicata la stagione. Io penso che tutte e cinque partite sono partite domenica, giovedì è la finalissima, per me la guardo come l'ultima partita dell'anno, quindi dobbiamo andare lì e cercare di vincere. Questo è poco ma è sicuro. Andremo con delle difficoltà perché abbiamo adesso Sicignano squalificato e Antezza squalificato. Quindi la situazione non è buona, però nonostante tutto io per me tutti i giocatori sono importanti, tutti i giocatori sono all'altezza per poter andare a vincere a Monte Giorgio. Monte Giorgio Termoli sarà diretta da Mattia Mirri della sezione di Savona. Tra le muramiche invece il Vasto Girardi che al Ditella riceve l'Avezzano. Gara molto delicata, dice il direttore generale Antonio Crudele. Dopo la scoppola di domenica 3-0 contro il Matese, Coletti e soci non hanno scelta, bisogna conquistare l'intera posta in palio per scacciare l'incubo play-out. Altomolisani al completo, arbitra Cristiana La Raspata di Bari.